voglio veramente dire grazie, è bello poter essere qui assieme a voi, ringrazio i sindaci, i rappresentanti, gli esponenti delle amministrazioni comunali, i cari colleghi di tutti i reparti della compagnia di Ischia e quindi dell'isola di Ischia di Procida, i gentili comandanti delle altre forze dell'ordine, forze militari insomma, del nostro territorio e tutti i gentili rappresentanti delle isole di Ischia e Procida. Grazie perché è bello potersi fermare in una giornata così importante per noi. Posso dire tranquillamente che il 21 novembre, come avete visto e sentito, si racchiudono tante ricorrenze, tanti eventi che devono essere ricordati ed è bello quindi fermarsi un attimo, essere qui tutti presenti. È una cerimonia, un evento molto sentito, la Virgo Fidelis, la nostra patrona, che diciamo, ci protegge e ci tutela nel nostro operato anche silenzioso, nella nostra quotidianità, al servizio del bene comune, con umiltà, passione, dedizione e rispetto. Io veramente vi ringrazio per la vostra presenza e mi immagino come se ognuno di noi soprattutto si potesse avvicinare in un abbraccio in particolare alle famiglie del luogotenente Gennaro Bolavoglia e del brigadiere Michele Caramia, che io non ho avuto la fortuna di conoscere ma che vi garantisco che vivono quotidianamente nelle nostre caserme per l'eccezionale ricordo che tutti i colleghi hanno di loro e quindi diciamo grazie ancora per la presenza, grazie Padre Mario per aver aperto veramente le porte del convento. Un'occasione importantissima quella di festeggiare la Virgo Fidelis, Padre Mario, insieme ai carabinieri delle isole, ricordando anche i caduti, però è chiaramente un momento in cui l'arma ritrova se stessa, torna ai valori fondamentali. Sì, come dicevo prima nell'omelia, la loro è una grande missione, non è un mestiere. Diciamo si è carabinieri a vita, a tempo pieno. La loro missione è bella perché è un servizio dato agli altri, per gli altri, soprattutto quegli altri che non hanno tutele e che attraverso l'arma dei carabinieri, come tutte le altre forze dell'ordine, si sentono sostenuti e quindi tutelate. Oggi abbiamo bisogno di questa tutela, c'è tanto pericoli per la strada, le persone non hanno più quel senso della libertà e anche di poter vivere la vita nella normalità. Allora rafforzare tutto anche a partire da quello che noi siamo come realtà isolana, forse d'inverno c'è meno bisogno, però comunque la loro presenza è quella costante per noi che ci fa dire ci sono, ci aiutano e ci possono certamente dare una mano non indifferente.